Ciao belli, un saluto da Gian e benvenuti su Auto Classica Heritage. L'altro sabato alla pista ACI di Lainate c'è stata una festa molto, molto speciale che vi voglio raccontare. Quelli di voi che mi seguono su Instagram hanno già visto qualche anticipazione, ma c'è molto di più da vedere. Sono le 18 di un sabato di fine settembre, il cielo è terso dopo una settimana dove Milano ha avuto lo stesso clima di Portree sull'isola di Skye. Sembra che anche il sole voglia godersi l'evento. Ci ha infatti regalato una golden hour meravigliosa. Luce perfetta per le auto che sono state invitate a questo evento di Milano Classiche, valvole in testa e estetica. Appena arrivati si è accolti da un parterre impressionante. Ferrari, Aston Martin, ISO Rivolta GTZ by Zagato, Bugatti Veyron, ma queste sono solo alcune delle meraviglie di questo pomeriggio. Su un prato adiacente sono sistemati in fila come le guardie inglesi, Range Rover e Land Rover, un po' di tutte le epoche. Non si può poi non notare una in particolare che spicca, diciamo così, per simpatia, il mitico naftone del Parrots. Davanti a loro, quasi con aria di sfida, la controparte americana, ovvero le Jeep. Bestioni a stelle e strisce, anche questi senza dubbio straordinari. La pista si sta riempiendo un po' alla volta con una serie di veicoli tuning, diciamo così, uno più personalizzato dell'altro, ma soprattutto uno più rumoroso nell'altro. 600 ne arriveranno nel corso della serata. Ma facciamoci dare un punto di vista diretto dal me inviato sul campo. A proposito, scusate se la luce non è delle migliori, sembro un po' Paolo Brosio ai tempi del TG4 fuori dal Tribunale di Milano. Lasciamo perdere. Ci sono appunto poi tutte le auto da tuning che stanno facendo un baccano d'inferno. Sentite forse ancora le mie spalle. Sparano, che è una cosa... Ok, vabbè, comunque ci sono un po' di auto di interesse storico di un certo tipo, insomma ragazzi, dietro di me ora ve le faccio vedere bene, vedete Pantera, poi abbiamo Porsche da corsa, GT40, Lancia Fulvia di tutti i generi, tipi e specie, Porsche, Aston Martin, DB9, DBS, James Bond è passato, ha lasciato anche la macchina, ne abbiamo veramente di tutti i tipi, però al di là di quello c'è anche qualche Ferrari, dalle più classiche alle più moderne. Zagato con la sua ISO è qualcosa di semplicemente fantastico. Porsche, abbiamo detto, appunto, di tutti i tipi, dalle 911 T Targa fino ai 356, 911 Targa moderni. Poi cos'altro abbiamo? Testa Rossa, T550 Maranello, altre moderne di cui non ho la più vaga idea di nomi e contronumeri, ma sicuramente sono straordinarie anche quelle. Di fianco a me adesso c'è qualcosa di interessante, mi dicono, niente di meno che una Bugatti Veyron, una macchina sibaritica, veramente una cosa eccezionale, vederne una dal vivo non è facile, poi qui in mezzo è qualcosa che, come dire, lascia veramente il segno, una roba una meglio dell'altra, e Maserati ne abbiamo anche qua di tutti i generi, Z8 là dietro, BMW Z3M, i ragazzi di Esteticar che fanno esempi di detailing, macchine che sparano fiamme da tutti i pori, insomma un disastro, una roba che... ma che vi devo dire, c'è qualunque cosa. Là in fondo abbiamo invece il discorso Jeep da una parte contro i Range Rover da quell'altra. Questo evento, così diciamo tutti insieme, mi ha colpito molto, se devo dire la verità. L'ho trovata una cosa molto 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 bella, ma allo stesso tempo un ottimo spunto di riflessione. Pensare che sui piazzali e sulla pista c'erano, ognuno nel suo angolo e ognuno scomposto a modo suo, diciamo così, dei mondi completamente diversi e dei modi completamente diversi di tendere il motorismo. Da una parte chi dell'originalità e della perseverazione dello stato delle cose ne ha fatto addirittura uno stile di vita, un motivo di vanto. Le classiche. Se pensate che la Daimler ha ancora la dinamo, niente accensione elettronica perché così era e così deve rimanere. Sì, insomma, vi siete fatti un'idea di quello che intendo. Poi dall'altra parte le moderne, il massimo della tecnologia e dell'ingegneria, opere di intelletto che sfidano le leggi della meccanica, che strizzano l'occhio all'impossibile, diciamo così, che hanno saputo addomesticare la fisica al volere dell'uomo. E che dire poi delle auto da corsa? Anche qui, dalle glorie del passato alle più recenti, auto costruite con un solo scopo in mente, andare veloce.
macchine dure, difficili, scomode, violente. Poi i ragazzi del tuning, ogni auto un piccolo capolavoro, una diversa dall'altra, alcune talmente personalizzate da far fatica a capire da che macchina sono partiti. Pieni di luci, valvole pop-off, kit flame, alettoni che sono sicuramente suggestivi alla vista, ma che se vi scappa di guardare da ingegnere non sono altro che degli enormi appendici frenanti. Tipo lo spoilerone della Countach degli anni 80, per capirci. Ma vabbè, il punto, la cosa che mi è piaciuta di più di questo evento, al di là della parata automobilistica, con annessa dislocazione della mascella che bussa prepotente alla porta, direi, è il fatto che appassionati di tutte le generazioni si siano messi in gioco, uno accanto all'altro. Giovani, giovanetti, adulti, senior, ogni mezzo con le sue differenze, le sue peculiarità tecniche e oggettivamente anche culturali. Bello! Direi che la parola d'ordine è stata rispetto. Non delle orecchie, si intende, ma dell'unicità che ogni auto aveva da offrire. Mi ha fatto anche molto piacere vedere un sacco di ragazze appassionate al mondo dei motori. Alla faccia poi di chi dice che non è una passione trasversale. Comunque, se posso soffiare un vento di polemica sul fuoco della passione, mi domando se tanto rispetto ci sarebbe stato con gli elettrici. Ad ogni modo, per il momento è tutto. Ci si vede sui vari social che vi lascio in descrizione e come al solito, chi non si iscrive al canale è un sacripante.